Amici di Moto.it, siamo sempre in BMW a Colonia e adesso avete visto un dettaglio di questa moto che è il colore Motorsport di BMW. L'azzurro, blu e rosso, e penso che vi sarete anche persi a vedere altro di questa bellissima moto, perché la R90 allarga la famiglia con la Racer. Questa moto si richiama e si rifà palesemente alla R90S bellissima del 1973, ma è anche molto vicina nel look alla 90 di Roland Sands. Infatti troviamo il cupolino solidale al telaio col faro singolo e un'impostazione di guida da vera cafè racer degli anni 70. La base meccanica telaistica è quella della Pure e della Scrambler che abbiamo appena conosciuto e provato su Moto.it. Troviamo infatti la forcella a seri tradizionali e qui vediamo anche l'impianto frenante Brembo che è dotato di ABS di serie, mentre il controllo di trazione ASC è disponibile come optional. Colore bianco appunto con la livrea Motorsport e notiamo anche un dettaglio molto importante nella parte posteriore della moto. Infatti è offerta, come vediamo, con il coprisella posteriore, ma questa moto è biposto, è omologata per il passeggero, ma le pedane vanno acquistate a parte come optional. E a proposito di pedane in zona posteriore, vediamo lo scarico singolo che è caratteristico della Racer, è dedicato, e le pedane del pilota sono arretrate. Completa una posizione di guida molto più sportiva il manubrio, che è basso, infatti troviamo non il manubrio dritto dell'altra moto più vicina a questa che è la Scrambler, ma un manubrio in due pezzi sportivo. E la strumentazione rivede il contagiri che invece era assente sulla Scrambler e sulla Pure. Chiedo a Stefano adesso di abbassarsi sul motore, perché il motore è il 1170 Boxer raffreddato ad aria e olio in versione Euro 4, forte di 110 cavalli a meno di 8000 giri, col cambio a 6 marce e frizione a secco. Di questa moto non sappiamo ancora il prezzo, ma vi chiediamo di giudicarla e di commentarla, perché il fenomeno delle cafe racer con la carenatura è in fortissima espansione e questa è una delle rappresentanti più belle che abbiamo visto fino ad oggi.